Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi sono qui a fare un nuovo video dedicato a una scrittrice che veramente per me rappresenta tanto perché è una mia carissima amica, l'ho scoperta grazie al passaparola di Facebook, come ricorderete ho già fatto due video recensioni per i suoi due libri, Elisa e sì, amore, è lei no? Allora, questo è un video molto speciale perché finalmente lei ha un contratto con la casa editrice Nord e i suoi due libri, editi dalla You Can Print, Touched e Unfaithful, non sono più in commercio. Io ho queste due versioni. Allora, il primo e il secondo, eccoli qui, che hanno delle copertine meravigliose. Io li ho letti e li ho video recensiti qualche mese fa. Quindi, se volete vedere le due video recensioni, basta che scorrete i video del mio canale. Perché sono qui a fare un altro video? Perché voglio mostrarvi il nuovo libro che in realtà sarebbe il primo, però con l'aggiunta di nuovi capitoli. Quindi questa è l'occasione giusta per leggerlo e per comprarlo. Io l'ho comprato, non potevo lasciarmelo scappare ed eccolo qui. La carezza del destino, quindi ha cambiato totalmente titolo, ci sono nuovi capitoli molto interessanti, come mi ha detto lei. E io sono orgogliosissima di essere tra i ringraziamenti perché scorrendo i ringraziamenti ieri in libreria ho scoperto che c'è il mio nome e cognome alla dolce Beatrice Luzzi del blog Book Lovers Ti Lovo. E io dopo aver letto questa dedica mi sono commossa, veramente. È stato un regalo bellissimo, quindi io mi rivolgo a Elisa perché questo è un video dedicato tutto per lei, dopo a fine video ci sarà anche un messaggio da parte mia perché non me lo aspettavo. Avevo gli occhi lucidi, sono proprio commossa e sono andata tutta contenta a dirlo a mia madre. E ieri l'ho comprato. Mi sono fatta anche la foto con la pila dei libri, ce n'erano circa 6-7. E in più, la mia carissima amica libraia mi ha detto che già ne ha vendute 5 copie. Quindi io sono strafelice per lei ed è un sogno che si realizza e che merita che si realizzi perché veramente è una bravissima scrittrice made in Italy. Quindi quando si trovano autori, autrici del nostro paese che meritano, bisogna dirlo. E lei merita, al di là dell'amicizia che c'è con lei, però merita perché ha uno stile meraviglioso, intrigante, appassionante. E io con il secondo libro alla fine ero letteralmente in lacrime per quello che era successo. Poi vi dirò, non vi faccio spoiler ovviamente, però dirò una cosa ad Elisa che deve fare assolutamente a fine messaggio. Allora, perché dietro alle mie spalle ci sono ben tre copertine? Vabbè, una l'avete vista, è La carezza del destino. Gli altri due sono dei racconti gratuiti, di una cinquantina di pagine circa, che si possono scaricare gratuitamente in tutti gli store online. Io infatti l'ho presi per il mio Kobo, quindi su Kobo Books. Ok, allora, l'impronta del destino e il riflesso del destino riguardano due personaggi diversi, molto importanti per Gemma, una delle principali protagoniste. Uno è Evan e un altro è Peter. Peter è il suo migliore amico, infatti nell'impronta del destino vediamo il suo punto di vista, la sua voglia di dichiararsi a Gemma perché è l'unica persona che abbia mai amato e una gita in un bosco, quindi molto caratteristico, un luogo particolare, cercherà di esprime i suoi sentimenti, però, come dice la trama, io li ho letti, è stato molto ma molto piacevole finalmente rileggere qualcosa scritto da lei perché mi mancava troppo la sua scrittura, perché dopo aver finito Unfaithful non c'è stata più occasione e grazie a questi due brevi racconti, anche se me li sono letteralmente divorati perché si leggono velocissimamente proprio, sono molto belli, ma soprattutto c'è questo stile di scrittura che è meraviglioso. E quindi ecco, lui c'è, in questo racconto c'è Peter che cerca di estenuare i sentimenti, di dichiararsi a Gemma, però ovviamente il destino di Gemma, per chi lo ha letto, per chi ha letto i primi due libri, sa che è scritto, strascritto, nel senso che deve andare in quel modo. Nell'altro racconto, il riflesso del destino, abbiamo un Evan tutto diverso come l'abbiamo conosciuto, perché si svolge la storia a Londra nel 1720. Quindi un ambiente totalmente diverso da cui eravamo abituati a conoscerlo, ecco. E quindi fa un atto molto eroico perché aiuta una signora,
durante un furto di un ciondolo molto particolare. E ecco, questo ovviamente dopo lui viene invitato da questa signora al ricevimento, lei di Venezia, dato che è scritto con T, ok, lei di Venezia, o Venezia, ecco, vabbè, una delle due comunque, però lui sa che c'è qualcosa, nel senso che lui sa di, come se sentisse di appartenere ad un'altra ragazza, ad avere un altro amore, anche se non l'ha mai conosciuto, ha questa piccola sensazione che poi ovviamente si rivelerà esatta, perché ovviamente dopo vedete nei primi due libri la storia con Gemma, no? Quindi non faccio spoiler, vi ho anticipato brevemente di cosa parlano questi due racconti e hanno delle copertine molto belle. Io per i primi due libri con la You Can Print ho preferito di gran lunga le due copertine perché sono molto suggestive, molto ma molto. Quella della Nord è carina, bello il colore del vestito della ragazza, qui lo riprendo in mano, ve lo faccio rivedere. Il libro costa 14,90 e fino al 19 di ottobre c'è anche lo sconto del 25% edito dalla Nord, quindi lo paghereste solamente 11 euro. E devo dirvi che vale tanto 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 la pena, per cui io vi consiglio di comprarlo, perché è veramente una storia per chi ama gli urban fantasy, le storie d'amore, l'avventura, l'azione, il romanticismo, c'è di tutto. È un mix meraviglioso che sa trasportare il lettore insieme ai protagonisti e ti permette di vivere con loro la storia, di emozionarti, di ridere, di piangere. Io alla fine del secondo libro avevo il cuore straziato a pezzi per quello che succede a uno dei protagonisti e non potendo fare spoiler non posso aprirmi con voi, cioè non posso sfogarmi, quindi ok, me lo tengo per me il mio dolore. Il messaggio dell'Isa innanzitutto è: sono felicissima di aver contribuito a far conoscere i tuoi libri a più persone possibile tramite le mie due video recensioni che ho fatto qualche mese fa, perché YouTube è un mezzo di comunicazione molto ma molto potente e se va sfruttato bene ci sono degli sconti, perché un ragazzo che segue la mia pagina, Milo, e che saluto, mi ha raccontato Elisa che lo ha conosciuto questo libro tramite la mia video recensione e io sono felicissima di questo. Quindi YouTube, se va sfruttato bene, raggiunge dei risultati veramente ottimali. Poi, spero che mi dirai presto quando uscirà Broken Hearted, che è il terzo libro, perché devo sapere assolutamente come va a finire, perché a momenti svengo io alla fine del secondo libro, lo sai benissimo, perché ti ho raccontato per bene tutti gli stati d'animo. Ecco, quindi ti prego, fallo uscire presto, pubblicalo prestissimo con la Nord, anche a dicembre come regalo di Natale non sarebbe male. Lo so che devi anche pubblicare il secondo, che sarebbe Unfaithful, non so se cambierà titolo, ma credo di sì, e non so neanche se ci saranno nuovi contenuti. Vabbè, comunque io lo comprerò ugualmente, perché adesso i primi due libri li costruisco gelosamente, quelli editi alla You Can Print, proprio perché non si trovano più, quindi stanno qui con me, nella mia libreria. E ieri, tutta felice e contenta, sono veramente andata nella mia libreria di fiducia, l'ho preso, e il fatto di leggere il mio nome e cognome nei ringraziamenti è la primissima volta e mi hai fatto un regalo stupendo. Quindi io non so come ringraziarti se non dicendoti mille volte grazie. Ti auguro il meglio dalla vita, ma soprattutto nella tua vita, e anche tanto tanto successo che sta avendo la carezza del destino, da come io sento. Cioè, ci sono varie ragazze che mi seguono sulla pagina dei libri, che l'hanno acquistato o hanno intenzione di acquistarlo, e ci tengo un attimino a ringraziare un'altra ragazza, Laura, che seguendomi ha riscoperto la passione di leggere. Per me è un altro traguardo veramente meraviglioso, io sono felicissima quando mi dicono queste cose e sono contenta di far scoprire libri belli come quello di Elisa. Quindi Eli, grazie di cuore, veramente, io sono stracontenta e continuerò a far conoscere i tuoi libri a più persone possibili, quello puoi starne certa. Rileggerò La carezza del destino, non farò la video recensione perché già c'è, del primo, ci sono dei contenuti in più, quindi vabbè, me li rileggo per me. Il mio consiglio è di acquistarlo perché merita veramente, e se una
bella casa editrice come la Nord ha finalmente acquistato i diritti per pubblicare i libri di Elisa, un motivo ci sarà, no? Ecco, quindi, per fortuna il passaparola di Facebook mi ha fatto scoprire lei e il bellissimo mondo di Gemma e Evan e tutti i personaggi che ruotano intorno a loro, perché non sono solo loro due, non è una semplice storia d'amore. C'è molto, ma molto di più che va scoperto e che vi invito a scoprire, perché io l'ho già fatto e sono già stata giovanizzata, se si può coniare questo termine, sì, ok, perché infatti ieri Elisa ha detto preparati perché ti faccio un video totalmente giovanizzante con le tre copertine alle mie spalle, due racconti brevi gratuiti scaricabili in tutti gli store online da leggere, che è stata una boccata d'aria pura perché finalmente sono ritornata a leggere il tuo stile, finalmente, ecco, e quindi mi ha fatto molto molto piacere. In occasione ho deciso di fare questo video per far capire, perché ormai si sa che amo letteralmente i tuoi libri e ti voglio un mondo di bene, quello sempre, io ci sarò sempre per te, sempre sempre sempre. Finalmente ti conoscerò di persona sabato 2 novembre a Lucca, se qualcuno di voi va a Lucca questo giorno ci si può incontrare, ci si può conoscere, scambiare qualche parola. Finalmente ti conoscerò, non sto più nella pelle, sono veramente stracontenta di questa opportunità che ho. E è la prima volta per me andare a Lucca Comics e quindi non vedo l'ora. Io vi ringrazio di cuore anche te Elisa, veramente grazie, 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 che una cosa che ho imparato conoscendoti tramite le interviste, anche le domande che ti ho fatto nel mio blog qualche mese fa, è che non ha mai perso la speranza di continuare a scrivere, ma soprattutto di farti conoscere, ed è un bellissimo pregio. Quindi non smettere mai di sognare e di credere in te stessa. Questa è una cosa bellissima, un messaggio forte che va mandato nei sogni, cioè di credere in noi stessi, nel perseguire i nostri sogni, di andare in fondo, fino in fondo e di farcela a realizzarli. Questa è la cosa più bella e importante, quindi sono molto contenta. Io vi ringrazio di cuore per aver seguito anche questo video. Se avete letto i suoi libri o se avete intenzione di leggerli, fatemelo sapere, perché voglio sapere cosa ne pensate alla fine. Sto per confrontarci, per parlarne un po'. E niente, io vi auguro buone letture e ci vediamo nelle prossime settimane con video recensioni e rubriche. Ciao a tutti!